Ciao, mi chiamo Elena Pisani, sono una calciatrice, gioco alla Florenzia San Gimignano in Serie A e sono anche una studentessa, infatti ho appena cominciato la laurea magistrale al Politecnico di Milano in Ingegneria Biomedica. La mia giornata tipo comincia con la sveglia alle 7:30 del mattino, faccio colazione e vado subito al campo per l'allenamento. Quando torno a casa faccio un po' di stretching e pranzo e nel primo pomeriggio cerco di studiare un po' e poi nel tardo pomeriggio ho il secondo allenamento al campo oppure vado in palestra. Dopo allenamento torno a casa, mi preparo la cena e poi a letto abbastanza presto, così che cerco di riposare ed essere carica per la giornata seguente. Le tre qualità principali che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi sono sicuramente la determinazione, infatti io sapevo dove volevo arrivare e ero disposta a fare di tutto per arrivarci, il sacrificio perché comunque ci sono stati momenti in cui ho dovuto sacrificare tante cose, tanto tempo per i miei sogni e i miei obiettivi. E quindi sicuramente il sacrificio è fondamentale, quando si ha un obiettivo bisogna essere disposti a sacrificare qualcosa per raggiungerlo e la resilienza, infatti ci sono stati momenti in cui mi sono sentita magari sconfitta o momenti di sconforto, però non ho mai mollato, mi sono comunque sempre rialzata e ho continuato a insistere per la mia strada perché non ho mai smesso di crederci. Consiglierei ad una ragazza di iscriversi ad una scuola calcio, innanzitutto perché il calcio è lo sport più bello del mondo e quindi sicuramente si divertirebbe. E secondo perché il gruppo che si crea in una squadra di calcio io penso sia uno dei gruppi più uniti tra i vari sport di squadra. Dalla mia esperienza personale posso dirvi che ho creato legami davvero profondi, unici con alcune mie compagne di squadra e che penso porterò avanti per tutta la mia vita. Inoltre, una ragazza che gioca a calcio è un modo per abbattere il pregiudizio che in Italia è ancora vivo e molto sentito, ovvero che le ragazze non possono giocare a calcio perché il calcio è uno sport per soli uomini. Questo non è vero e siamo noi le prime a dover dimostrare che non è vero.